Benvenuti a MaestreChef, il programma di cucina maestrina. Io sono il grandissimo chef Vianeo da Maestre, autore di numerosi libri, tra cui Non sei che curo l'insaiata perché ha febbre, d'accordo? Comunque oggi diamo spazio alla cucina. Che entri il primo moltonde concorrente, dai. Salve chef, mi chiamo Timothy. Non sapevo tanto cosa preparare, allora ti ho preparato un piatto che mi è venuto in mente stanotte, cioè ho proprio avuto una folgorazione. Ah, ecco che sei stato un incidente, sapevo. Ho pensato di portarti un piatto vegetariano, no? E ho messo insieme due gambe di radicchio. Due gambe di radicchio. Un cuore di carciofo. Cuore di carciofo. Pisello. Pisello. Una testa d'aglio. Testa d'aglio. E un ciuffo di insalata. Ciuffo di insalata. Gambe di radicchio, ciuffo di insalata, cuore di carciofo. Cosa abbiamo fatto? Lo metto della verdura, amore? Dove lo mettiamo a dormire? Su un letto di rucola? Dai, no, ma per piacere, Coco, ti sa qual è la differenza tra te e spusa verde? No. Che spusa verde resta. E ti va. Vai, per me o no? Per me no, per me no. Sì, scusi, chef. More, non sei che vengo a casa tua a schicciare i sofficini per vedere se sorride. Allora, Ines, io per potervi aiutare meglio ho bisogno di sapere cosa pensate dell'altro partner. Per cui proprio lei, signora Ines, come definirebbe suo marito Duilio? Ah, mio marito Duilio è una garanzia. Bene. E io lo porto a casa dopo 2 anni, ieri è scaduto. Ah. Scaduto. L'altra definizione di Duilio è eczema irritante. Un'altra definizione di Duilio? E lei è fastidioso come una zanzara de notte, si impunta sulle robe come un cavarrone, ogni tanto le spussa anche da cagnon. Pensavo di avere un uomo con un zoo a casa, un zoo! Sì, sì. Scusi dottore, se go a spendere 100 euro per farmi offendere stavo a casa gratis. No, rimanga signor Duilio. Però io a questo punto, signora Ines, ho bisogno di capire, di approfondire. Sì. Come definirebbe il vostro matrimonio? È il nostro matrimonio, io lo definisco una Coca-Cola. Sì, perché all'inizio io ero tutta gasata. Dopo appena mi sono un po' aperta, io mi gasa là e mi sono svampita. Oh, vede, questo dimostra che lei, signora Ines, è una donna molto profonda, profonda. Sì, sì. Una busa. Sì, sì. No. Una busa, guardi, è profonda come una busa, dottore. No, vabbè, dottore, non me la prendo, Sallo. Non me la prendo. Sono una busa. Accetto, va bene, sono una busa. Basta, sono una busa. Chissà che vengono stradini a stroparne. Allora. Stiamo scherzando. Ci vuole rispetto. Lo dico anch'io, ci vuole rispetto, poi stradini.